Non ne conosce soste l'attività di STEP, Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, che nelle scorse settimane ha organizzato altri tre incontri nell'ambito del ciclo STEP Incontra Progetto Paesaggio. Questa volta al centro dell'attenzione è stato il tema costruire sul costruito. Costruire sul costruito vuole affrontare le tematiche delle costruzioni nel complesso paesaggio che possiamo avere anche nel nostro Trentino. Paesaggio che è sempre molto interessante, importante, che si deve studiare, bisogna riuscire a valorizzarlo nel modo migliore che noi possiamo. In questo ciclo affronteremo diverse modalità nelle costruzioni, nell'approccio della costruzione, nelle metodologie con cui queste si inseriscono nel paesaggio e come queste riescono ad esaltarlo. La complessa realtà del costruire implica la ricerca di un dialogo con il contesto in cui la nuova opera si inserisce. Che si tratti di un contesto urbano o di un paesaggio antropizzato, l'architetto si trova sempre di fronte ad un costruito, fatto di presenze, trasformazioni successive, memoria, storie. In ogni caso è determinante la capacità di intervenire sviluppando una logica costruttiva compatibile, in grado di dialogare con le preesistenze, sia naturali che artificiali. È tempo di invertire la rotta, di procedere per implosione, difendendo i territori ed evitando il consumo del suolo. Ad aprire la terna di incontri è stato l'architetto ticinese Luca Romeo, il quale ha messo in luce che di fronte ad un nuovo progetto il professionista deve saper riportare nella costruzione l'atmosfera e la poesia che si trovano nell'architettura tradizionale. Cerchiamo appunto con le nostre opere di integrare l'architettura contemporanea, quindi forme semplici ma con materiali tradizionali e che si legano con il paesaggio e con la tradizione, e cercando anche di inserire un po' l'atmosfera e la poesia che si vive nelle costruzioni tipiche in quello che è nuovo e più contemporaneo. Di seduzione ha parlato invece Ilaria Di Carlo. La sostenibilità, così come proposta finora, manca spesso di una caratteristica essenziale dello spazio antropico, la seduzione appunto. La questione che mi preoccupava è che spesso quando si parla di sostenibilità a livello soprattutto di scala urbana, pur parlando di un tema che è un tema estremamente legato alla scala umana, perché si parla di sostenibilità come il quarto sistema metabolico dell'uomo, in realtà manca di una caratteristica tipica dello spazio antropico, che è la seduttività, la seduzione. E quindi questa ricerca è un dialogo tra il tema della sostenibilità, come può essere reinterpretato all'interno di una visione più complessa, quella del pensiero sistemico, e l'idea dell'estetica, l'estetica interpretata secondo non tanto il pensiero kantiano del XX secolo quanto le neuroscienze e quindi la teoria della simulazione incarnata. Infine, il costruire nel contesto alpino è stato il tema affrontato da Kurt Egger dello studio EM2 Architetti di Brunico. Tutto si basa su una convinzione etica e culturale. Fare architettura non è solo un'attività razionale, ma comporta sempre elementi di emozione. Ma noi abbiamo grande rispetto per le cose esistenti, però cerchiamo di interpretarle, di trovare delle soluzioni che fanno riferimento anche materialmente. Cioè, materialmente cerchiamo anche di trovare dei materiali nuovi, insomma, che non vadano in contrasto con quelli esistenti, ma che abbiano una certa sensibilità, una certa, come dire, una certa armonia con i materiali esistenti. In chiusura dei tre incontri è intervenuto anche l'assessore provinciale alla coesione territoriale e all'urbanistica, Carlo Dal Dos, per ribadire l'impegno della provincia a valorizzare il costruito esistente per non compromettere ulteriormente il territorio. Tutto nella logica di riuscire ad avere un paesaggio armonioso, un territorio attrattivo, bello, con una parola sola, perché il territorio costituisce il nostro vero elemento di valore che abbiamo, dobbiamo curarlo nel migliore dei modi possibili, dobbiamo avere la capacità di prima di tutto avere noi un ambiente
confortevole, bello, nel quale viverci e soprattutto creare un valore aggiunto per tanti turisti che vengono qui in questa nostra terra e che ci immaginano, e lo dobbiamo essere veramente, una terra assolutamente speciale.